Ininterrotto, dove tutto è legato e dipendente. Questo è l'ineffabile nirvana, quando tutto si libera e si scioglie. Sono i versi di un poema del primo secolo, dove è contenuta la legge di vita del Bhutan, paese magico, l'ultima sangria. Gastonata tra la Cina e gli stati indiani del Sikkim e dell'Assam, un fazzoletto di terra di 47.000 km quadrati e con una popolazione di appena 1.300.000 abitanti. E nella carta del Bhutan è una piccola macchia incastrata tra dei colossi che si chiamano India, Cina, Nepal. E nel quadro del sud-est asiatico è solo un puntino rosso. I bhutanesi chiamano la loro terra la terra del drago, e lo vediamo dentro il loro stendardo, metà giallo e metà arancione, con un bel drago di traverso alla linea di unione dei due colori. La nostra destinazione non può che essere una, Paro, perché è l'unico aeroporto esistente nel paese. L'aereo si è incastrato sul fianco dell'Himalaya e dall'alto abbiamo visto il piccolo aeroporto nel quale sbarchiamo, in effetti una capanna di legno, con procedure burocratiche molto lunghe, perché qui non conoscono le macchine e tutto si scrive ancora a mano. Abbiamo preso il piccolo aereo che ci ha trasportato, piccolo ma potentissimo, perché ha 4 reattori, cosa incredibile, è un tipo inglese e ci saluta il vento, con gli stendardi con le scritte di Buddha che sventolano perché il vento porta in cielo le preghiere. E il nostro albergo è formato da case con 4 stanze ciascuna, ci viene offerta una bella tazza di tè caldo e dalla finestra vediamo in su la cima della montagna che ci sovrasta con il suo tempio. Qui non vedremo altro che templi, non esiste niente altro che templi. Pensiamo che il re non ha un palazzo reale, perché quando riceve qualcuno, lui va nel tempio più importante di Thimphu. E dal basso vediamo subito il più celebre, il più spettacoloso, il più importante monastero del Bhutan, che avremmo dovuto raggiungere. Ma la mattina in cui dovevamo incamminarci, ci vogliono 2 ore e mezza per salire sulla montagna, era appena nevicato, e quindi i sentieri impraticabili. È il tempio Taksang e poi un'altra serie di piccoli tempi vicini. A fianco è la cascata dove i pellegrini vanno ad attingere l'acqua benedetta, perché fu scaturita dal re che fece erigere questi templi. A 3.000 metri di altitudine è il tempio della tigre, Taksang, nido della tigre. Il monastero è a picco sul vuoto vertiginoso a 3.000 metri e qui arrivò Banda Sambada a cavallo di una tigre infuriato e con un colpo di bastone fece sgorgare la sorgente che vediamo e che ancora oggi vanno a raccogliere i fedeli l'acqua perché è acqua santa e ci sono numerose celle appese tra cielo e lo strapiombo. Qui molti monaci si chiudono in meditazione per 3 anni, 3 mesi, 3 giorni. Completamente isolati dal resto del mondo, sono soltanto in contatto con il Dio. Pregano e conversano con gli dèi, col Dio che è dentro l'uomo. E come ogni monastero ha il grande tanka sacro che rappresenta Nagavangamgyal. È il grande monaco che era un guru e le bandiere sventolano perché diffondono nel vento gli insegnamenti del Buddha. Ecco questo il sacro tanka. Vediamo salire sulla montagna dei monaci. Salgono sul tratto più impervio del percorso. Quindi all'interno fanno un dolce impastando la farina di orzo col burro di jack, perché è la festa del guru
ed è considerata una offerta di purezza agli dèi e al mondo. E con la pasta avanzata vengono preparate forme più piccole e il dolce è dato durante la festa sia agli uomini che agli animali, secondo i concetti e i progetti buddisti. Ci sono i fiori di loto, simbolo della purezza. Poi viene una bella spada, simbolo della forza. E i festeggiamenti durano 2 giorni e in onore di Buddha vengono accesi dei lumi. Sono lampade che danno luce col burro di Jack e sono diffuse in tutte le case del Bhutan. È la loro illuminazione e c'è anche la musica. Ai monaci viene distribuito il tè, ai monaci e ai lama c'è la danza che rappresenta la sconfitta dei demoni da parte del guru che introdusse dal Tibet in Bhutan la religione. Tutto è sacro nel Bhutan, tutto è imperniato sulla religione e sui canoni buddisti. È solo da pochi anni che in effetti il Bhutan ha aperto le sue frontiere agli stranieri, una 15 anni, ed ancora oggi l'ingresso è molto difficoltoso, oltre che molto caro. Ecco la spada come viene formulata. Entrare in Bhutan è come tornare indietro nel tempo. Non esistono industrie e l'attività principale degli abitanti è l'agricoltura. La vita del paese ruota intorno ai maestosi monasteri buddisti, luoghi di fede e di cultura che si stagliano imponenti sulla chiostra di cime della catena himalayana. Nella lingua del luogo, lo Dzongga, il nome di Bhutan è Trukyul, il paese del drago, e deriva dalla leggenda. Il drago in questione apparve nel bel mezzo di un uragano ad alcuni monaci che stavano costruendo questo tempio. Ed entriamo in un paese che solo da pochi anni ha aperto le sue frontiere al convegno internazionale, ma ha scelto però una politica selettiva per rifiutare il turismo di massa. In effetti, in Bhutan non entrano che 2 o 3 mila persone ogni anno. E il problema dei bhutanesi è quello di entrare in contatto col mondo esterno senza subire la influenza di una modernizzazione selvaggia che porti a uno stacco troppo netto ad un modello di vita basato su precisi ritmi sociali. Ritmi e tradizioni
elaborati in secoli e secoli, che hanno permesso ai bhutanesi di sopravvivere nel difficile ambiente himalayano su una delle frontiere più calde del mondo. E siamo tornati sulla strada principale. Qui incontriamo un piccolo gruppo di bhutanesi che il nostro amico Giuseppe ha cercato di fotografare in tutti i versi, con ogni espressione. E dal basso diamo ancora un'occhiata al monastero Tazang ed arriviamo a Drugazong, perché qui poi è il numero zero, perché qui la strada termina. Dopo la strada non ci sono che le vette dell'Himalaya. Druga è villaggio, Zong è castello, ed è attorno a questo castello che fu veramente una delle opere più importanti dal punto di vista militare del Bhutan, oggi è cresciuto un paesetto che ha case molto graziose, tutte nello stesso stile, è lo stile imposto per tutto il paese. E ai piedi c'è un gruppetto di arcieri che si sta allenando. L'arco è uno degli sport, anzi lo sport principale del Bhutan, e con i loro arcieri partecipa anche alle Olimpiadi. Esaminiamo questa roccaforte, ormai in stato di abbandono e di sfacelo. Ormai non serve più nessuno. Questa è la magnifica vallata che porta a Paro. Questa è la nostra guida. Siamo su nel piazzale interno di questo castello. E fu costruito nel 1647 per commemorare la vittoria del 1644 sui tibetani. Drukyel Dzong vuol dire fortezza dei Drukpas vittoriosi. E fu distrutto nel 1951 da un incendio terribile. Ed ecco qui i nostri arcieri che si stanno allenando ai piedi di questo Drukazong, e a una distanza di un centinaio di metri, da una parte all'altra della valletta. Ecco il bersaglio che devono centrare. La distanza è molto elevata, però è la distanza regolamentare per le loro esercitazioni, e vediamo che usano anche degli archi rudimentali fatti con un pezzo di legno, ma usano anche degli archi tecnicamente perfetti. Questo è fatto proprio da esperti, da tecnici. La vecchietta prepara il pranzo e poi vediamo gli arcieri raffigurati in due vecchie stampe. La prima è il tiro e la seconda è la danza della vittoria. Danza che vediamo adesso anche in diretta, durante una competizione ufficiale. Il tiratore centra il bersaglio e i suoi compagni celebrano con una piccola danza e con un canto di gioia, e sono grida e canti di giubilo. Ma lasciamo i nostri tiratori, perché qualche chilometro più avanti ci appare lo scenario dell'Himalaya.
Ecco in particolare l'arco. Riprendiamo ancora qualche scena, perché è piuttosto inusuale poter riprendere uno sport di questo genere. Ed ecco la catena himalayana. Al di là di questa c'è il Tibet. Sono quattro cime di questo gruppo e lo vediamo innevate e anche in un giorno siamo andati appositamente completamente sereno, altrimenti normalmente sono coperte da nubi e da nebbia. E poi ritorniamo, ripassiamo davanti al castello e vediamo una competizione ufficiale. Riprendiamo solo qualche scena, tanto per completare questo, perché altri sport non ne vedremo. C'è tutto un rituale, come tutte le cose qui, perché ogni atto, ogni azione, ogni iniziativa deve essere accompagnato da un rituale sacro. Si offre agli dèi il chunga, che è una bevanda abbastanza forte. E qui gli archi sono costruiti con bambù molto duri e l'arciere deve fare un grande sforzo per tirare l'arco. Poi non è necessario centrare il bersaglio, ma basta solo colpirlo. E questa sì che è la soddisfazione. E le donne del villaggio, vediamo, sono venute a incitare i loro beniamini. E questo è stato un bel colpo. Ed è quindi la solita danza. Mentre rientriamo vediamo il cartello che ci segnala la strada per Taksang Gompa, ma la vediamo sulla, sotto la nube, e ma tutto innevato e non abbiamo potuto raggiungerla in diretta. La montagna è coperta di neve. Ci stiamo dirigendo verso l'albergo e quindi verso Paro. Superiamo un paesetto con bellissime case, le case tipiche del Bhutan. Ecco come sono fatte, tutte in legno, tutte decorate. Giuseppe ha trovato un nuvolo di ragazzini e non gli par vero di parlare con loro e di sparare le sue fotografie. Una ventina di chilometri e raggiungiamo Paro, la città che ospita l'aeroporto, questa piccola striscia di terra che soltanto un tipo di aereo può raggiungere. Ma la città è la seconda per importanza del Bhutan ed ha un Dzong che è il Rimpung Dzong, detto anche lo Dzong dei gioielli ammucchiati. Sopra
è anche una costruzione caratteristica. Una volta era uno zoo, oggi è destinata a museo nazionale che visiteremo. E siamo venuti in Bhutan per assistere alla festa di questo zong, di questo monastero. E vediamo anche la cittadina che ha tutta una serie di casette basse in fila sulla strada principale. Sono state costruite recentemente solo quando hanno fatto l'aeroporto, che adesso vediamo. Ecco, all'ingresso, alla testa della fila di casette, c'è un piccolo tempio. Passa un fedele e fa girare i rulli di preghiera. Come vediamo, tutta la parte in legno esterno delle case, pilastri, travi, sono tutti decorati. Ecco le vendite degli oggetti che servono per la festa, dura 3 giorni. Ma noi dobbiamo rientrare nel nostro hotel di recente costruzione. Ecco, faccio i dettagli di queste traversine in legno, tutte dipinte. E raggiungiamo la sala da pranzo, che è un grande camino, che la sera sarà acceso. È uscito il sole. Splendido. Gli avvenimenti del passato, con il loro carico di leggende e di miti, rivivono senza soluzione di continuità negli zong, i meravigliosi monasteri fortezza che caratterizzano con la loro austera architettura le vallate e le montagne del paese. E gli zong racchiudono nello stesso edificio sia il monastero vero e proprio, sia i locali amministrativi del distretto cui appartengono. I primi furono costruiti intorno al XVII secolo, ai tempi delle guerre contro gli stati limitrofi. Per questo sorgono in posizioni isolate e facilmente difendibili. Gli zong hanno costituito un sistema insostituibile di governo e di unificazione del paese e ancora oggi sono il centro focale della vita amministrativa dei 18 distretti in cui il paese è diviso. E la comunità monastica è composta da oltre 5.000 membri. Svolge un ruolo di primo piano nel quadro politico e istituzionale. E intorno agli zong gravita un mondo solo in apparenza subordinato, quello dei contadini e degli allevatori che rappresentano il 95% della popolazione e costituiscono il vero polmone economico e sociale del Bhutan. E stiamo visitando il più antico tempio del Nepal, il Kichu Lakhang, composta da 2 templi gemelli che si trovano un po' al dentro della strada che va da Taksang a Druikelzong. Costruito il primo, secondo la tradizione bhutanese, dal re buddista tibetano nel VII secolo, Songtsen Gampo. Si racconta che un demone gigante era sdraiato su tutta l'area tibetana e himalayana e che impediva la propagazione del buddismo. Ma il re Songtsen Gampo decise di costruire 108 templi che furono piazzati su tutti i punti del suo corpo e
attraverso questi 108 templi furono costruiti secondo uno schema preciso. Ed è così che verso il 638 d.C. il tempio di Jokhang a Lhasa fu edificato sul cuore stesso del demone, mentre Kikyulakang fu costruito sul suo piede sinistro e appartiene alla categoria dei quattro templi detti per sommettere la religione del paese al di là delle frontiere. E dopo questa costruzione iniziale, che la valle di Paro, sulla carta del buddismo, venne il tempio di Kikuyu, fu visitato dal Guru Rinpoche, che venne e si raccolse qui. E la storia resta oscura fino al XIII secolo, ma dopo divenne anche una scuola e dominò praticamente tutta la valle di Paro. E nel 1839 fu costruito il secondo tempio. Ecco all'interno, nel cortile, una pianta di limoni. Ecco il mulino di preghiera, ce n'è una fila. Ed è un tempio questo, molto venerato. Offrono turchesi, coralli dai fedeli e questi servono per incrostare le pareti interne del tempio. La grande vallata di Paro. La coltivazione è intensissima ed ecco lo Zong che visiteremo quando assisteremo al festival che dura 3 giorni. Ecco lo Zong, sopra invece il museo, che era, come ho detto, un altro piccolo Zong. E sulla strada sono dei ragazzi con abiti intessuti d'oro, perché stanno andando al festival. Cioè, sopra i loro abiti indossano queste casacche o questi, diciamo, tessuti che sono cinesi. E vediamo anche l'aeroporto, sul cui terminale di atterraggio è proprio lo Zong di Paro. È in pieno sole, attorniato dalle cime bianche dell'Himalaya. Ci prepariamo a tuffarci in una umanità nuova, sconosciuta, molto diversa dalla nostra, ma con grandi valori spirituali. E ai piedi dello Zong si svolgono i lavori nei campi e il terreno è fertile, tanto da consentire 2 raccolti all'anno. E ci sono donne che piantano il riso. Poi saliamo dietro lo Zong e vediamo le 30 casette di Paro e la fila delle bancarelle che fiancheggiano la strada che porta al luogo dove le danze vengono effettuate. Ed eccoci sulla strada che ti porta al piazzale dove avviene la danza, la manifestazione. Qui vediamo 3 monaci davanti a 3 tempietti
e la gente, ecco, che è qui venuta ad assistere. E mentre scorrono i rulli della preghiera tra le mani dei devoti, all'interno dello zong i monaci si apprestano ad uscire per le danze e si mettono gli abbigliamenti. Nel tempio si svolge un altro rituale, perché indossando maschere e costumi sacri decorati con una infinità di simboli mitici, gli uomini si trasformano in dei e per un po' daranno corpo alle figure sacre inventate dalla necessità umana. Ecco, dallo zong escono i monaci in fila per la scala ed escono in pompa magna. I vari dignitari sono riconoscibili dalle sciarpe che portano a tracolla, le sciarpe arancione per i ministri, le rosse per i funzionari civili e religiosi e i giudici della corte, a strisce rosse e bianche per i capi villaggio, blu per i rappresentanti del popolo e infine il bianco per la gente comune. Ed escono anche tutti i monaci in coda alla sfilata. I vestiti sono confezionati con stoffe speciali, tessuti a bande e poi uniti insieme. E ogni banda, 50 centimetri di larghezza, richiede fino a 4 mesi di lavoro per essere completata. Quindi ogni abito costa un patrimonio. Ed entriamo adesso nel clima della festa. E ci siamo mischiati anche noi tra la folla per vedere lo spettacolo. E la prima danza è il Raksha Mancham, o il giudizio sul morto o del morto, il giudizio del defunto. In effetti è un grande pupazzo alto con la faccia scura e proprio come il dio dell'orrore che viene portato in giro sul piazzale. E quindi dinanzi al palazzo che sta alle spalle del zong, gli uomini hanno una maschera di cervo e di altri animali, effettuano danze che si svolgono in gruppo, altri invece in a solo. La simbologia si infittisce, perché qui facciamo ricorso al regno degli animali. Quelli con la testa di uccello hanno una spada che tagliano i tre veleni che affliggono l'umanità: l'ignoranza, l'invidia e l'ira. È l'aquila mitica che taglia questi tre veleni. Il bue rappresenta la giustizia, il maiale il suo aiutante, che fa l'inventario delle buone e delle cattive azioni. Il leone invece simboleggia amore e comprensione. Tutti con le loro movenze esprimono la vita dell'uomo e la via tortuosa verso l'elevazione spirituale. E mentre osserviamo i nostri danzatori,
Parliamo un poco del paese. I due terzi sono coperti da foreste, ricche di una grande varietà di specie tropicali e di conifere. Un enorme patrimonio naturale che il governo tutela con un'attenta politica di sfruttamento e di rimboschimento. L'economia del paese, se non è florida, è assestata su buoni livelli. Il suo sviluppo dipende ora in gran parte dal miglioramento del sistema di comunicazione, vera spina del fianco del Bhutan, almeno secondo i canoni occidentali. Ma la nuova era è iniziata 3 o 4 anni fa, quando fu aperto l'aeroporto di Paro. Mulattieri e ponti offrono ancora oggi le uniche possibilità di accesso in gran parte del paese. Paro è la città più bella, in una valle letteralmente tappezzata da risaie, e grazie al monsone estivo proveniente da sud-est, caldo e carico di umidità, questa valle particolarmente rigogliosa nonostante i 2300 metri di altitudine. Tutte le case hanno mantenuto la tipica architettura locale. L'atmosfera medioevale che vi si respira è interrotta qua e là soltanto da qualche palo della luce e dalle pochissime auto in circolazione. Ed è il maestoso zong che domina dall'alto le case dei contadini sparsi tra risaie e campi di orzo. E pare che qui, nel XV secolo, esistesse già un piccolo monastero che nel 1645 fu donato al padre dello Stato bhutanese. Qualche anno più tardi, Shandrung ne fece erigere uno nuovo, più grande e fortificato, che nel 1907 fu distrutto da un grande incendio e immediatamente ricostruito. Questo zong è sede del monastero di Stato, degli uffici amministrativi del distretto, e a somiglianza dei numerosi altri, lo zong di Paro ha avuto in passato una funzione strategica importante e vi si accedeva da un ponte coperto protetto da una torre di guardia posta sul fianco della collina. Il ponte c'è ancora, lo dobbiamo percorrere per accedere al tempio, ma la torre è quella che oggi ospita il Museo Nazionale, ricco di oggetti d'arte, di artigianato e di cultura popolare. E della storia antica di questa terra non sappiamo molto, per la verità. Fu certamente abitato fin dalla preistoria, come testimoniano il ritrovamento di residui, asce, eccetera, risalenti al Neolitico. Quindi vennero in questa valle tra l'VIII e il XV secolo famosi guru e mistici, tanto che il buddismo divenne ben presto l'unica religione della zona. E il più importante di questi predicatori fu il guru Padmasambhava, chiamato da un monarca indiano, il Naja di Sindhu, in esilio nella valle del Bhutan. E questi pacificò il paese e trasmise la dottrina dell'illuminato. I vecchi lama raccontano anche che il maestro arrivò qui sotto le spoglie di Dorjedrolo, la sua più terrificante incarnazione, a cavallo di una tigre volante, gravida, simbolo della figlia di Sindhu,
una delle mogli spirituali del grande guru. È interessante notare che la gravidanza della tigre rappresenta la diffusione della conoscenza e la saggezza latente in tutti gli esseri. A Padmasambhava fu dedicato nel XVI secolo l'incredibile monastero di Taksang, che abbiamo già visto. Nome che significa letteralmente il covo della tigre, anche se è difficile credere alla leggenda della tigre volante. Certo, la straordinaria architettura di quel monastero abbarbicato sulla roccia non può che destare stupore. E un altro famoso mistico fu il lama tibetano Tang Tong Gyalpo, 1358-1444, che vedremo riprodotto un po' dappertutto al posto del Buddha o a fianco di Buddha. È la persona con un pizzetto e due baffi con il ricciolo. La leggenda raccolta che rimase per un eccezionale numero di anni, dal 50 al 500 secondo le fonti, nel ventre della madre, che così quando lui nacque aveva già i capelli bianchi. A parte le evidenti esagerazioni simboliche del mito, ma in Bhutan miti e simboli sono parti integranti della filosofia esistenziale. E Tang Tong Gyalpo ricoprì un ruolo di primissimo piano nel buddismo Vajrayana, detto anche del veicolo adamantino o anche terzo veicolo. Fu oltretutto un valente ingegnere e contribuì in modo determinante allo sviluppo del teatro, della musica e della medicina tibeto-himalayana. Ma torniamo a vedere lo spettacolo nello spettacolo, che è quello dato dalla folla. Ecco qui il suo betel gli rende le lingua, labbra, denti rossi. Questo è l'ingresso al monastero. Ai piedi, ecco, fanno picnic, mangiano questi gruppi di nepalesi che sono venuti per assistere allo spettacolo. Perché la gente del Bhutan si augura di andare almeno una volta nella vita alla festa di Paro, così come i musulmani vogliono andare alla Mecca, perché vedere il tanka che sarà esposto domani mattina, basta vederlo per raggiungere l'illuminazione in questa vita. Questa è la parte del monastero destinato agli ospiti. Poi scendiamo verso il fiume, ci sono mandorli in fiore. E poi, come al solito, al termine delle nostre deambulazioni, torniamo in albergo. Il giorno dopo sarà la giornata clou del festival, quando sarà esposto il grande tanka e sarà presente tutto il clero, cominciando dal grande capo. Purtroppo ho fatto le riprese con una macchinetta di scorta perché il mio videocamera si è rotto, però comunque le immagini sono ancora abbastanza buone. E scendiamo verso il fiume e sulle rive del fiume, come ho detto, i mandorli in fiore. Ecco Giuseppe sempre con la sua pipa fedele in bocca, così forse ha imparato
dal nostro ex presidente della Repubblica Sandro Pertini. E lui fotografa. Tutto. Questi mangiano una specie di spaghetti. Eccoci in albergo, sosta dormita notturna. Ecco, nello zong sfilano tutti i sacerdoti. Prima vanno a purificarsi nel fiume. È una volta alla settimana che tutti i sacerdoti, grandi e piccoli, scendono nel fiume e fanno il bagno settimanale. Il lama più anziano si lava per primo e mentre si bagna prega per le forme di vita che lui, entrando nell'acqua, riesce a distruggere. E sono tanti i sacerdoti, e sono tanti i monaci. E i giovani monaci, i novizi aspettano il loro turno. Per loro però questa è una rara occasione di divertimento e riescono a sfogare l'esuberanza della fanciullezza. Ecco il grande capo che si lava. I monaci e i lama più anziani invece preferiscono sedere tranquillamente all'ombra. E questi monaci entrano in monastero a 8 anni. No, gli anziani stanno silenziosi a vedere. Questo è il grande capo. Gran parte della giornata è dedicata allo studio e così sarà per tutta la loro vita. I più giovani imparano l'alfabeto, poi la dottrina buddista su testi sacri e la devono imparare a memoria, perché quando hanno imparato bene una pagina possono passare alla pagina successiva e quando una pagina di testo è memorizzato l'allievo viene interrogato, ecco come in questo caso, e se la sa bene può passare a studiare l'altra pagina. Ci vogliono 10 anni di studi prima che un novizio possa essere ordinato monaco e altri 25 di meditazione per ottenere la qualifica dei lama, traguardo raggiunto da pochi. Ecco i 4 monaci ascese le scale, fanno girare i rulli di preghiera, spingere le ruote di preghiera è un'azione molto più importante di quanto non sembri. Chi lo fa acquista merito e nello stesso tempo compie un atto di omaggio al mondo e a tutte le creature viventi. È il giorno della festa e i monaci devono abbigliarsi.
Tutte le attività in Bhutan hanno fondamenti religiosi e le maschere che adesso indossano hanno 200 anni e quando i monaci le indossano non sono più uomini, come ho già detto, ma sono dei. E durante la notte, sulla facciata del palazzo che abbiamo visto ieri, è stato steso il grande tanka al quale la folla va a rendere omaggio. Al centro, come vediamo, è il guru Tantong Gyalpo, cui ho già accennato in precedenza. Il grande tanka, che è un tessuto dipinto, 30 metri per 40, viene fatto srotolare la sera precedente all'ultimo giorno del festival e poi ritirato alle prime ore del mattino quando spunta il sole. E qui il guru è rappresentato con le due mogli ed ecco tutti i monaci indossano abiti rossi e hanno cappelli cardinalizi. Ogni tanto il gran maestro raccoglie qualche seme dalla ciotola che è innanzi e la getta in mezzo ai suoi monaci. E presiede il consesso dei lama, che sono tutti seduti sul piazzale, Gyempo, il capo di tutta la comunità monastica del Bhutan. È la controparte religiosa, perché l'aspetto laico è rappresentato dal re. Hanno fatto un altare dove espongono offerte. Poi passa un monaco e ritira i cappelli cardinalizi. Dopodiché i monaci si alzano e quindi la folla invade il piazzale. E riprendono le danze. Anche il capo si è tolto il berrettino blu, che probabilmente era il segno distintivo della sua autorità, e le danze ora si svolgono dinanzi al grande tanka, mentre sulla casa a fianco sono apparse le lunghe trombe, quella che abbiamo visto anche su nel Tempio della Montagna. E sono le trombe che con i cimbali e i tamburi formano l'orchestra sacra nelle manifestazioni religiose. Ecco, il ballettino se l'è tolto, queste le trombe, e devo fare un po' fermi immagine, altrimenti non riesco a far notare esattamente i particolari. E mentre le trombe suonano e il nostro capo lascia il terreno, ci si prepara a riavvolgere il grande tanka, tessuto preziosissimo, centenario, e quindi non può essere esposto ai raggi del sole.
Ecco, il sole illumina i tetti del monastero. Pian piano il tanka viene fatto calare dall'alto e sotto lo arrotolano. La manifestazione con questo è terminata. È durata 3 giorni, 3 giorni di festa, 3 giorni di danze. Ecco come piano piano arrotolano il sacro telo. Anche noi abbandoniamo la piazza. Vediamo quei gruppi di monaci. Ci si rifocilla, ci si riscalda. E anche noi rientriamo in albergo. E qui notiamo un grosso rullo di preghiera che gira ad acqua come un mulino. Probabilmente gli ospiti dell'albergo non sono poi così pii, saggi, d'andare a girare con il rullo in mano, e ci pensa l'acqua e lo fa per tutti in modo continuativo. E torniamo ancora però sul piazzale della danza, dove ci sono ancora dei balli, pantomime, commedianti. Ecco Paro e la sua ballata. Nei loro abiti vediamo gli uomini che hanno in fondo alle maniche degli alti polsini bianchi. Tutti. Entriamo anche noi adesso all'interno del monastero. I monaci sono in processione. Con l'ingresso della grande sala del tempio, e c'è la figura, ecco qui, guardate quanto è enorme questo rullo di preghiera che il nostro accompagnatore va a muovere. E stanno trasportando qualcosa di sacro, forse un libro. E ogni tanto l'occhio corre sulla magnifica vallata. Ecco qui Jampo, il guru.
La nostra guida è piuttosto un fedele ortodosso e quindi ci blocca sempre quando sto facendo qualche ripresa che secondo lui non va bene o è dissacrante. Ma torniamo adesso sul piazzale per vedere le ultime scene di danza. Ecco la tigre e il bufalo, i due animali sacri. Qui ci sono delle pantomime da parte di 4 o 5 commedianti. E poi è la danza Pacham, la danza usata dagli eroi. E quindi c'è la sfilata con trombe, trombette, tamburi e la folla sui bordi del rettangolo è sempre enorme. I cembali sono suonati dai sacerdoti, dai lama e il chiasso che fa l'orchestra è veramente infernale. Rimettiamolo in diretta. Andiamo a vedere come si fabbricano quelle palline di betel che la gente si infila in bocca, le mette sotto la guancia sinistra, sotto la guancia destra, e che dà loro forza, tranquillità, serenità, mancanza di appetito, insomma tutte le caratteristiche per poter vivere a quelle altezze. E con delle foglie, che sono le foglie di betel ma non servono a niente, fanno degli imbuti. Il betel invece è il nocciolo. Viene tolta la parte esterna, tagliata in quattro e un quarto messo nelle fogliette che chi compra si infila in bocca. E c'è poi una specie di colla bianca che lo tiene fisso. Il betel è una specie di grossa susina gialla. È molto duro. Poi riprendo altri che fanno questo lavoro e tutti ci stanno a farsi riprendere. È una cosa veramente stupenda. È un'industria piuttosto popolare e piuttosto diffusa, perché tutti si infilano in bocca e questa droga leggera. Voglio riprendere qualche immagine, ci sono delle ragazze stupende, uomini stupendi, sembrano ariani, non sembrano certi nepalesi. Thank you.
Per terra è tutto una serie di maschere, mentre sul muro in fondo sono appesi i tanka. Ma su questo ci dilungheremo quando visiteremo Timpu. La gente li compra per arredare le case. È come noi che mettiamo il quadro della Madonna o del Sacro Cuore. Ma questi li mettono in tutte le case. Queste sono mele di Betel, sono i frutti. No, questo mangia lecca lecca. È arrivato anche fin qui. È una specie di mela dura, come vediamo, gli tolgono la scorza. Poi, come ho già detto, lo divido in quattro e mettono in ciascun imbutino, ecco, uno spicchio. Questa ci mette dentro sta specie di, non so di che cosa, comunque che tiene fermo lo spicchio del Betel. Ecco qui, mi sono fatto dare due noci per vederle da vicino. E saliamo a quello che fu un zong, ma che oggi ospita il Museo Nazionale del Bhutan. E all'ingresso il solito rullo di preghiera, perché tutto è sacro. Il Museo Nazionale è ricco di oggetti d'arte, di artigianato e di cultura popolare. La raccolta è unica nel paese e rappresenta un po' il cordone ombelicale del Bhutan con il suo passato, le sue leggende, le sue religioni. Le prime notizie certe, pur tra cortine di leggende, si hanno dalle cronache buddiste del VII secolo, storie di lama, di guru, di saggi, venuti in queste valli himalayane alla ricerca del famoso vuoto predicato da Buddha come unica verità del Nirvana. E poi le vite di famosi guru e di mistici si infittirono tanto che il buddismo, come ho detto, divenne presto l'unica religione della zona. Ed ecco dall'alto, vediamo ancora che si svolgono le ultime danze.